Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'Amore annunciano l'arrivo di un nuovo personaggio che movimenterà la vita dei protagonisti della 17ª stagione dello soap bavarese. Si tratta di Constanze von Thalheim, figlia biologica di Selina e Cornelius Monkey, sorellastra di Maya. La nuova arrivata ben presto metterà gli occhi su Florian Vogt e in poco tempo i due si troveranno l'una tra le braccia dell'altro. La Guardia Forestale, avendo poche settimane di vita, stilerà una lista di desideri da realizzare prima di morire. Maya von Thalheim, però, gli darà un briciolo di speranza, dicendo che un illuminato dottore è disposto a trovargli una cura. Convinto che gli resta poco tempo da vivere, Florian inizierà a scrivere nero su bianco la lista dei desideri che riguarda ciò che vorrebbe fare prima della sua morte. La Guardia Forestale resterà stupefatto quando Maya comunicherà che il professor Bertold ha intenzione di riprendere la ricerca. Ovvero sviluppare un antibiotico capace di curare i batteri che hanno attaccato Florian. Successivamente avrà luogo l'incontro tra il moribondo Florian e Constanze e la donna perderà la testa per il grande amore della sorella maggiore Maya, i due si lasceranno travolgere subito da una passione rovente. Intanto il guardaboschi del Furstenhof continuerà a dire a Maya che loro è un amore impossibile. Perché presto morirà e per giunta lui non saprà di essere andato a letto proprio con la sorella minore della sua amata. Venuta a conoscenza della lista di desideri del fratello di Eric, la figlia adottiva di Selina deciderà di dar vita a uno dei suoi sogni, lancio in paracadute. Grazie all'aiuto di Max, la ragazza riuscirà a sorprendere la Guardia Forestale con un salto congiunto. Dopo questa incredibile avventura, il giovane Vogt deciderà di aggiungere un ultimo grande e importante desiderio sulla sua wishlist. Nelle nuove puntate tedesche della 17ª stagione di Tempesta d'Amore. Constanze, da sempre invidiosa della sorellastra maggiore, si metterà in testa di conquistare il cuore di Florian. Vivendo una storia d'amore proprio con l'ex fidanzato di Maya che sembra ancora essere legata a Hannes. Quest'ultimo si metterà di nuovo sulle tracce del dottor Bertold, insieme a Werner e Selina. Deciderà di organizzare una raccolta fondi, il cui ricavato sarà destinato alla ricerca legata al problema di salute di Florian. Tra un impegno e l'altro, il ragazzo di Maya troverà la lista dei desideri del guardaboschi del Furstenhof e resterà di stucco dal contenuto. Così, Hannes deciderà di affrontare Florian, accusandolo di essere ancora innamorato di Maya. Ma il giovane Vogt assicurerà che tra lui e la giovane von Thalheim non c'è del tenero. Più tardi, Florian farà una brutta scoperta che riguarda la sua malattia, i suoi valori sanguigni sono peggiorati drasticamente. Infine, per impressionare i presenti alla raccolta fondi, Constanze proporrà a Florian di diventare suo marito. Questo colpo di scena spingerà gli invitati a fare una grossa donazione.